one minister, two under secretary. All right, that's all they. Yeah, their office is here as well. Yeah, this is my office. And in the other, please. Last then, thank you so much. Monday morning. Yes, Monday morning. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono molto lieto di ospitare qui oggi a Palazzo Chigi il primo ministro dell'Iraq al-Abadi. Per sottolineare la profonda amicizia che lega i nostri popoli, i nostri paesi, i nostri governi, il forte impegno dell'Italia e di tutta la comunità internazionale per il benessere, la stabilità democratica, il rilancio economico e la sicurezza dell'Iraq. Il paese che il primo ministro al-Abadi governa è un paese che è stata una delle culle della civiltà dell'uomo e ha un ruolo cruciale per la stabilità dell'intera regione del Medio Oriente. Dunque ogni sforzo che vada nella direzione di assicurare stabilità e prosperità all'Iraq non è soltanto un investimento per il futuro, ma è anche un tributo a un passato straordinario. Vorrei prima di sottolineare il contenuto del nostro colloquio porgere al primo ministro al-Abadi il pensiero, la solidarietà e le condoglianze di tutto il popolo italiano per ciò che è avvenuto anche negli ultimi giorni e tutto il nostro sentimento di sostegno e di amicizia al popolo, alle forze armate irachene impegnate in una lotta contro Daesh, contro terroristi senza scrupoli, che devono sapere che perderanno la loro battaglia. L'Iraq e con l'Iraq tutta la comunità internazionale vincerà questa sfida e sarà in grado di farlo non soltanto attraverso il lavoro della coalizione internazionale, ma anche attraverso il lavoro delle nostre unità culturali, economiche e diplomatiche. L'Italia è uno dei paesi più impegnati nella coalizione internazionale contro Daesh. Abbiamo oltre 700 uomini delle nostre forze armate nella coalizione internazionale. Per numero e qualità siamo tra i più presenti paesi. E oltre all'unità dell'esercito e delle forze armate, lasciatemi fare un che ringrazio di cuore, a cui va il mio pensiero, il pensiero di tutto il governo, fatemi ringraziare in particolar modo i carabinieri, un centinaio di carabinieri che hanno fatto e stanno facendo addestramento delle forze di polizia irachene. Pensate che proprio in questi giorni è in corso il passaggio di consegne a Ramadi tra le forze armate irachene e le unità della polizia irachene, molte delle quali sono state addestrate proprio dai nostri carabinieri. È dunque un elemento che ci fa e ci rende orgogliosi e contemporaneamente ci rende molto fiduciosi sulla capacità del governo di al-Abadi e dell'intera organizzazione dello Stato iracheno di riuscire a affrontare la nuova fase che si apre. Abbiamo parlato con il primo ministro di molte questioni, dei dossier geopolitici. Abbiamo sottolineato l'importanza di un lavoro economico congiunto. Il prezzo del petrolio così basso naturalmente deriva da mille ragioni, anche di natura geopolitica, e ha delle ripercussioni molto importanti in tanti paesi. Abbiamo convenuto sulla necessità che il G7, il G20, la comunità internazionale dia attenzione in particolar modo a paesi come l'Iraq e anche da parte bilaterale l'Italia è pronta con il proprio team di professionisti, di operatori economici a verificare tutto ciò che può essere fatto per aiutare la ripresa economica di questo meraviglioso paese. Con il primo ministro abbiamo parlato dei prossimi lavori di consolidamento della Lega di Mosul,
che sono stati assegnati a un'azienda italiana, la società Trevi, che è leader mondiale nel settore. I due governi collaboreranno insieme per la sicurezza di quest'area, in chiave naturalmente difensiva. Ne avevamo già parlato con il Presidente degli Stati Uniti Obama e noi siamo ben desiderosi e convinti di poter fare un ottimo lavoro con i nostri amici del governo iracheno in una logica di totale condivisione e collaborazione. Abbiamo poi affrontato con le nostre delegazioni tutto il tema degli aiuti umanitari. Pensate che in Iraq ci sono 3 milioni di sfollati, 3 milioni, quindi un numero che è particolarmente importante. I progetti di cooperazione allo sviluppo, sapete che l'Italia sta molto investendo in questa sede, la tutela dello straordinario, incredibile patrimonio artistico e culturale dell'Iraq, e in questo senso nei prossimi giorni il Ministro della Cultura e il Ministro degli Affari Esteri, quest'ultimo era presente, Paolo Gentiloni, al nostro incontro, lanceranno anche una ulteriore iniziativa nel campo culturale. Credo che sia molto molto importante che l'Italia lavori in questa direzione. Infine, noi sappiamo che tutto il lavoro di riconciliazione nazionale tra le varie anime del popolo iracheno è fondamentale. Il primo ministro al-Abadi sta lavorando in questa direzione per assicurare il ritorno alla stabilizzazione del paese, il recupero di territorio che è già in corso, perché, bene dirlo, Daesh sta indietreggiando. Questo è un punto importante, grazie al lavoro delle forze armate irachene, grazie al lavoro della presenza della coalizione internazionale a fianco degli iracheni stiamo recuperando terreno, e contemporaneamente un Iraq unito e stabile potrà dare una mano alla stabilità e alla pace nella travagliata regione medio orientale. Per tutti questi motivi, caro Primo Ministro, caro amico, ti do il benvenuto a Roma. Ricordo la mia visita a Baghdad nell'agosto del 2014. Il Primo Ministro al-Abadi era stato designato, ma non era ancora formalmente in carica, perché stava conducendo le trattative per formare il governo. Ci siamo poi reincontrati in occasione di vertici internazionali, ma il ricordo di quella visita è scolpito nel mio cuore, perché credo che quando un paese così ricco di storia, di tradizione e di cultura come l'Iraq vive una fase di difficoltà e transizione, sia compito di tutta la comunità internazionale essere in grado di dare un contributo, un sostegno, un aiuto, e noi lo vogliamo fare con il pieno consenso dei nostri amici iracheni. Di nuovo benvenuto. Thank you so much for your presence. I think your presence here is for us a very great moment and a very great opportunity to continue to work together. Thank you very much, Prime Minister. بسم الله الرحمن الرحيم انا اشكر رئيس الوزراء الايطالي السيد رينزي io ringrazio il signor Renzi per il sostegno che l'Italia dà all'Iraq in questi momenti difficili. Noi abbiamo subito tanto dal terrorismo, abbiamo parlato della collaborazione a livello della sicurezza, dell'economia, e noi oggi in Iraq attraversiamo una fase molto difficile. La situazione economica in Iraq ha bisogno di rivedere la struttura dell'economia, perché l'economia dipende molto dal petrolio, e noi vediamo oggi che i prezzi del petrolio sono calati, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto della comunità internazionale, degli esperti internazionali, per aiutarci a ristrutturare la nostra economia, per essere così possa essere più variegato. Quindi non possiamo più dipendere soltanto dal petrolio. Quindi io anche ringrazio la polizia italiana, i carabinieri italiani che stanno cercando di addestrare
le forze della polizia italiana, così possiamo contare sulla polizia per la sicurezza nelle province, nelle città che vengono liberate. E quindi la polizia italiana svolge un ruolo molto importante quando addestra la polizia irachena. E noi oggi abbiamo visto nelle zone liberate che ci sono le forze della polizia che svolgono un ruolo molto vitale, molto importante. La nostra strategia, noi non vogliamo mantenere i militari, le forze armate nelle città, ma queste città devono essere consegnate per la sicurezza alla polizia locale. E qui c'è questo ruolo importante della coalizione internazionale dell'Italia, che svolge un ruolo importante, che addestra la polizia per poter rassicurare la sicurezza nelle città, nelle province. Io auguro di collaborare ulteriormente con l'appoggio della coalizione per aiutarci a far fronte a Daesh. Per quanto riguarda la diga di Mosul, questa è una questione molto importante per noi, per gli iracheni, perché questa è una fonte di acqua per tutti gli iracheni, quindi la diga è molto importante. Ci sono lavori di manutenzione, ma per un periodo c'è stato sotto il controllo di Daesh per un periodo molto breve. Questo ha avuto un impatto negativo sui lavori della manutenzione. E qui c'è una preoccupazione per quanto riguarda i lavori della manutenzione. Oggi il governo ha deciso di dare questi lavori di manutenzione a questa società italiana, e quindi c'è una collaborazione per fare la manutenzione nel modo giusto dal punto di vista professionale, anche dal punto di vista della sicurezza. Quindi abbiamo bisogno di garantire la sicurezza per permettere a questi operatori per lavorare in un modo sicuro. Quindi noi contiamo molto su questa società specializzata, una delle società più specializzate al mondo in questo ambito. Quindi ha avuto questo progetto, ma noi abbiamo bisogno di accelerare l'arrivo di questa società in Iraq, e abbiamo anche bisogno di garantire la sicurezza per questi tecnici, per questi operai, così possono lavorare. E io dico a tutti, anche ai cittadini iracheni, a tutti, che la situazione della diga è buona, l'acqua c'è, ma noi abbiamo una responsabilità morale, responsabilità nazionale per garantire la tutela di questa diga. Io ringrazio l'Italia per il suo sostegno in questo ambito. È l'Italia che sta cercando di darci sostegno anche dal punto di vista della sicurezza, per garantire la sicurezza di questa società. I iracheni sono uniti nella lotta al terrorismo, noi abbiamo avuto tante vittorie sul terreno. Noi non vogliamo altre forze che combattono che non sono irachene, quindi la coalizione internazionale ci aiuta nell'addestramento e anche per darci una copertura aerea. Come abbiamo sentito, la polizia italiana, cioè i carabinieri, svolgono un ruolo molto importante nell'addestramento della polizia irachena, ci aiutano a lottare contro il terrorismo e contro Daesh. Noi vogliamo entro la fine dell'anno deporre fine alla presenza di Daesh in Iraq. Noi lavoriamo a Ninawa, nel Mosul, noi vogliamo cacciare via Daesh da Mosul, e poi ci sono nuove forze che sono state mandate nei giorni passati a Mosul per cercare di liberare la zona con l'aiuto dei Peshmerga, anche dalle tribù, la gente di Mosul. Ci sono tanti volontari di Mosul che aiutano le nostre forze per liberare la loro città. Abbiamo visto quello che è successo a Ramadi, è stato un colpo duro a Daesh, e questo ci aiuta a fare lo stesso a Mosul. Poi c'è Daesh che esiste in Siria, questa è un'altra questione importante. Noi dobbiamo cercare di contenere questa presenza in Siria. Secondo noi la soluzione è una soluzione politica, è la soluzione migliore. Noi auguriamo che tutti i nostri partner, tutti i nostri alleati devono lavorare insieme per
trovare una soluzione in Siria, noi dobbiamo fare le pressioni, esercitare le pressioni per arrivare a questa soluzione. Ogni escalation da altri paesi in Egitto, questo andrà a peggiorare le cose. E vediamo quello che è successo al confine con l'Iraq. Gli iracheni oggi pagano un prezzo molto caro, pagano il loro sangue. Questo è dovuto anche alla situazione in Siria. Daesh è venuta dalla Siria, è entrato in Iraq. Abbiamo 3 milioni di profughi iracheni. Tante persone sono state uccise, le donne sono state prese come schiave. Abbiamo quindi pagato un prezzo molto alto per la presenza di Daesh. Quindi noi abbiamo una responsabilità, dobbiamo porre fine a qualsiasi intervento militare straniero. Noi siamo molto felici, molto contenti della presenza delle società e le aziende italiane in Iraq. C'è una azienda, noi auguriamo la presenza di altre aziende, altre società italiane. Noi vogliamo rafforzare investimenti, noi abbiamo un legame molto forte con l'Italia e questo ci porta a sperare per far arrivare altre società italiane in Iraq. In Iraq ci sono 18 province, Daesh esiste in una provincia, ci sono quindi tante 17 province dove possono lavorare queste società. Quindi le società italiane, le aziende possono anche lavorare nella maggior parte del terreno iracheno. Per quanto riguarda delle zone liberate, noi vogliamo cercare di garantire la stabilità in queste zone, come abbiamo fatto a Tikrit, a Salah ed-Din. Abbiamo ripristinato i servizi principali, l'acqua, la corrente elettrica, le infrastrutture, le scuole, la sanità, le strade. E questo per quanto riguarda Ramadi. Noi stiamo lavorando anche in questo ambito con l'aiuto delle autorità locali, ma noi abbiamo bisogno di un sostegno internazionale per ripristinare i servizi e per permettere il ritorno dei profughi. Noi vogliamo far ritornare tutti i profughi nelle loro zone, nell'Iraq, tutte le zone che sono state conquistate da Daesh, e così possiamo ripristinare la sicurezza e la pace. Daesh è una minaccia non soltanto nel mondo, nella regione, ma anche nel mondo. Voi avete visto Daesh. Daesh usa il terrorismo psicologico e quindi dobbiamo cercare di far fronte a Daesh. Possiamo sconfiggere Daesh se andiamo avanti con questa collaborazione. Grazie, amico mio, primo ministro dell'Italia, per il vostro sostegno all'Iraq e speriamo di andare avanti con la nostra collaborazione per sconfiggere Daesh e costruire una società giusta, pacifica, non solo in Iraq e nella regione, ma nel mondo intero. Grazie mille. Grazie mille. Thank you so much. Thank you.